Dopo aver assistito a questo video con un numero così bello e emozionante di santi giovani di tutte le epoche, perché il video ha avuto la capacità di tracciare 2 millenni di cristianesimo, dall'inizio ai nostri giorni. Ecco, dopo aver visto questo video, credo che le mie parole siano perfettamente inutili. E allora voglio aggiungere poche cose. La prima è dire che la santità non è una cosa difficile, strana o da legarsi solo a chi è avanti in età, ma la santità è una realtà bella, giovane, vitale, che dà vita e che in qualche modo mantiene giovani i cuori, le menti e le energie. E quando i santi sono anche giovani anagraficamente, forse esprimono ancora di più questa caratteristica straordinaria della santità, ossia di far emergere la bellezza della vita e la giovinezza eterna del cuore. Perché? Perché vita e cuore che ama sono doni di Dio, e Dio non è vecchio, Dio è giovane, Dio è la sorgente della giovinezza, perché è la sorgente della vita. I santi sono in mezzo a noi, sono tra di noi, e magari non ce ne accorgiamo perché sono anche come noi. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Gaudete ed esultate, che sono parole delle beatitudini, godete ed esultate, sulla santità, ci ha detto che i santi vivono nelle nostre porte accanto e semplicemente ce ne dobbiamo rendere conto, e hanno tutte le età, quindi ci sono anche in mezzo a noi, e sono convinto che sono qui tra di noi, che la maggior parte di voi, di noi qui presenti, sta dicendo questa sera la possibilità della santità e il desiderio e la gioia di interpretarla, ognuno a modo suo, ognuno con i doni che ha ricevuto. E questo lo voglio dire in modo particolare a voi più giovani anagraficamente, che questa sera siete anche abbastanza e abbondanti qui nel nostro santuario. Avete dentro, e siatene certi, la caratteristica, il germe, la forza, la bellezza della santità, anche se vi pare che non sia così o di non accorgervi, perché avete in voi e c'è in voi lo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio rinnova, come abbiamo cantato all'inizio, sempre la nostra vita e la mantiene continuamente giovane, come è giovane Dio, come è giovane Cristo che vive con noi. Voglio ricordare un fatto e un giovane santo della porta accanto della nostra città che ho conosciuto appena sono arrivato qui, 4 anni fa, arrivato da vescovo. Pochi giorni dopo mi accompagnarono in una casa di Manfredonia, al letto di un giovane che aveva quasi 30 anni, ammalato di SLA, che non riusciva più a parlare e comunicava attraverso la vista e il computer, di nome Savino, che fece una storia tutta particolare di santità e comunicò con me, ci parlammo e mi disse 2 cose che ripeto questa sera, per me bellissime. Mi disse: ho sete di Dio, ho sete di Eucaristia. E riceveva la comunione attraverso la PEG con
e gliel'ha detti quella sera, l'unica volta nella mia vita, anche in quel modo. E poi mi aggiunse: ricorda ai preti, ma anche a tutti, l'importanza di adorare il Signore, l'importanza della preghiera. Pochi giorni dopo morì e partecipai ovviamente al suo funerale. Per me è stato un esempio straordinario di santità giovane, di martirio offerto e di testimonianza e di guida. E allora siamo veramente santi. La santità è alla portata di tutti, indipendentemente dalle nostre condizioni di vita, e anzi, forse quando sembra che diventa più debole, aumenta la capacità della santità. Savino e questi tanti santi che il video ci ha presentato poco fa, ecco, ci dicono esattamente questo. Allora preghiamo Maria che raduna la Chiesa, invochiamo lo Spirito perché rinnovi sempre in noi questa santità giovane e bella, questa vita di Dio nei nostri cuori, e ci faccia sempre sentire sete di Dio e gioia nell'adorarlo, e adoriamo Dio servendo e aiutando i nostri fratelli, le persone che camminano al nostro fianco e che ci accompagnano passo a passo. Sia questo il nostro invito e la traccia della nostra santità, ed è una santità che rinnova la nostra giovinezza e renderà sempre giovani i nostri cuori, le nostre menti, le nostre relazioni. Amen.